Tra poco lo sapranno tutti. Giulia Stabile, la bomba dalla VIP di Amici. Per la ballerina è un momento d'oro. Non ha ancora smaltito la gioia per la vittoria ad Amici 20, ma Giulia Stabile è pronta a rituffarsi in pieno nel lavoro. Un break di una settimana appena durante la quale è stata protagonista di uno sketch nello studio di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne. Giulia Stabile aveva scherzato sul fatto di essere una delle nuove protagoniste del dating show di Maria De Filippi in partenza in autunno, salvo poi ritrattare sottolineando il suo amore San Giovanni. Per Giulia Stabile il trionfo ad Amici 20 è stato il coronamento di un sogno, la parola fine su un lungo percorso in mezzo a tante difficoltà. A raccontarlo era stata sua madre, Susy Castaner, in un'intervista rilasciata al settimanale di Più. In passato purtroppo ha sofferto tanto. A scuola è stata vittima di gravissimi episodi di bullismo, sia fisico che psicologico. Ai bulli Giulia Stabile ha chiuso la bocca con il suo talento, pure se la sua vittoria aveva suscitato più di qualche reazione. Per prima Rita Pavone aveva sottolineato mancanza di equalità di giudizio. Poi era stato Fabrizio Prolli, ex coreografo di Amici, che nel corso di una diretta Instagram aveva voluto dire la sua sulla finale di Amici 20. Io sono un fan di H7 Even, per me avrebbe dovuto vincere lui il girone del canto. Un po' me l'aspettavo che non avrebbe vinto completamente lui. Ma lo desideravo, perché H7 Even è un cantante che avrebbe potuto stupire, oltre che a scrivere barre è anche molto bravo a cantare. E ancora, il fatto che abbia vinto Giulia Stabile è un messaggio di una ragazza che ha 18 anni e che fino a qualche mese fa studiava e studiava. Se ha vinto Amici 20 però lo deve a Veronica Peparini, ha cucito su Giulia dei vestiti pazzeschi. Proprio Veronica Peparini oggi è tornata a parlare su un possibile ingresso di Giulia nel cast dei ballerini professionisti del talent. Amici 20, tra Giulia Stabile e Veronica Peparini un legame speciale. Fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che accadono nel momento giusto. Io glielo auguro, se lo desidera. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina. Veronica Peparini si è molto rivista in Giulia Stabile. Anche io quando ho iniziato ero timida, venivo dalla strada. Come lei mi sono ritrovata in situazioni non piacevoli. Io e Giulia siamo due persone semplici, mi sento vicina a lei anche in questo.